Stefano La Rosa, mezzofondista, 5.000-10.000 metri. Per lui il 2011 un anno importante, ma soprattutto sarà un anno importantissimo quello che è arrivato adesso, il 2012, dove sicuramente i tuoi obiettivi saranno veramente tanti. Allora, Stefano, partiamo da quello che è successo nel 2011. Ti ritieni soddisfatto dei risultati alla luce, magari guardandolo adesso con qualche giorno, qualche mese di ritardo? Ma credo un 2011 sufficiente, però sinceramente mi aspettavo qualcosa di più. Ho avuto dei problemi fisici perché ho scoperto a metà anno del 2011 di aver avuto una mononucleosi e me la sono un po' portata dietro, quindi ho avuto dei problemi ad allenarmi. Qualche buon risultato comunque l'ho fatto, perché ho corso 5.013,33 vicino al mio personale e poi ho fatto le Universiadi dove comunque ho fatto un terzo posto e un buon risultato. Qui siamo a Riva degli Etruschi, ti stai allenando in questi ultimi periodi per te, soprattutto cross, campionato europeo dove sei stato il primo italiano, bel, buon risultato, il Campaccio anche lì, buon risultato. Adesso il resto della stagione come andrà avanti? Sì, è già diversi anni che vengo qui a Riva degli Etruschi, è un posto fantastico per allenarsi e dove possiamo veramente esprimere il nostro valore che poi ci permette di fare delle buone gare. Io ho corso, come hai detto te, i campionati europei, ho fatto un 14° posto e poi ho continuato con le corse campestri, che questa prima parte di stagione correrò le corse campestri e finirò nel periodo fine febbraio con una mezza maratona, molto probabilmente da Roma Ostia. Per Stefano La Rosa, gli appuntamenti 2012, mi immagino un primo obiettivo campionati europei e poi magari, perché no, un sogno, le Olimpiadi di Londra. Ma il sogno è da diversi anni che c'è, quindi spero di realizzarlo. Io sto lavorando appunto per la stagione all'aperto e correrò quest'anno anche i 10.000, che per me è una distanza nuova perché non mi sono mai approfondito in questa distanza. Continuerò sicuramente a cercare di correre il più forte possibile i 5.000, che è la mia gara preferita. Il tuo staff da chi è composto? Io ho il mio allenatore Claudio Pannozzo che mi segue quasi tutti i giorni e spero con lui di raggiungere questo sogno che è da qualche anno che vogliamo raggiungere. L'allenamento che preferisci di più è l'allenamento che magari ti rimane un po' più indigesto. Ma gli allenamenti che preferisco di più in genere sono i medi perché si avvicinano un po' a quella che è la gara senza recuperi, senza interruzioni e sono quelli che preferisco. E i lavori un po' sono i lavori in palestra, non mi piacciono moltissimo, e quelli di velocità. Stefano La Rosa, fuori dalle gare, nella vita, diciamo così, di tutti i giorni, che cosa fa? Ma io mi alleno e ho cominciato a studiare lo scorso anno, mi sono iscritto a Economia a Grosseto e quindi sto provando anche a studiare. Un saluto particolare per concludere a chi? Ma un saluto a tutti coloro che mi seguono, fate il tifo e speriamo di raggiungere un bel risultato quest'anno.